Da lunedì 27 febbraio alle ore 20:30 presso la Basilica di San Paterniano partiranno i quaresimali del Vescovo. Elena Bucogliero al terzo incontro della Scuola di Pace per parlare di pedagogia della non violenza, bullismo, bullismi. I giovani dalla forza dei sogni alla concretezza dei segni. Sabato 3 marzo l'Assemblea Diocesana delle Caritas Parrocchiali. L'associazione Emma Rogheto, la dimora Onlus, festeggia 10 anni e lo fa con un ciclo di incontri dedicati allo studio e all'educazione. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Da lunedì 27 febbraio alle ore 20:30 presso la Basilica di San Paterniano sono in programma i quaresimali del Vescovo Armando, a cui sono invitati a partecipare tutti e in particolare i catechisti, gli operatori pastorali, i movimenti, i gruppi di preghiera, i consacrati e le consacrate. Lunedì 27 febbraio il tema sarà il Vangelo della Grazia in San Paolo. Lunedì 5 marzo alle fonti della riconciliazione. Lunedì 12 marzo l'Eucarestia per una comunità divisa. Lunedì 19 marzo la fuga da Dio e infine lunedì 26 marzo la conversione a Dio. Il Vescovo propone il digiuno pagato a favore dei cristiani di Terra Santa. E cambiamo argomento. Sabato 18 febbraio la dottoressa Elena Bucogliero, giudice onorario del Tribunale dei Minori di Bologna e collaboratrice dell'ufficio del difensore civico della regione Emilia-Romagna, è stata la relatrice del terzo incontro della Scuola di Pace 2012. I particolari nel prossimo servizio. Bullismo, bullismi, pedagogia della non violenza. Questo è il tema del terzo incontro della Scuola di Pace tenutosi a Fano sabato 18 febbraio. Ospite della serata la dottoressa Elena Bucogliero, giudice onorario del Tribunale dei Minori di Bologna. L'incontro si è aperto con la lettura a più voci della storia di Andrea, un ragazzo vittima del bullismo. Paure, timori, pensieri di un giovane al suo primo anno di scuola superiore, attorniato da compagni senza scrupoli pronti a prenderlo in giro per il suo cognome e per la sua normalità, di insegnanti disattenti alla persona, di genitori con poco tempo da dedicare al proprio figlio. Vittime del bullismo, ha sottolineato la dottoressa Bucogliero, sono i diversi della maggioranza, coloro che sono altro rispetto al contesto in cui si trovano a vivere. La scuola deve aiutare a crescere, a creare relazioni basate sul rispetto e sulla valorizzazione dell'altro. Se non lo fa, i ragazzi si organizzano da soli con il rischio di farlo nel modo sbagliato. Non dobbiamo minimizzare i problemi e i fenomeni di bullismo, ma affrontarli aiutando i ragazzi a valorizzare le proprie doti e le unicità di ciascuno, ascoltando quanti si esprimono con la violenza, segnale di una personalità turbata da problemi personali. L'incontro è terminato con un appello di Luciano Benini, che ha voluto rimarcare come la società ha scaricato sulla scuola tutti i compiti educativi. Dobbiamo invece ricostruire una comunità educante fatta di catechisti, genitori, allenatori, mezzi di informazione e associazioni capaci di lavorare assieme per il bene dei ragazzi. Questa è sicuramente una strada da percorrere per affrontare anche il problema del bullismo. Sabato 3 marzo presso il centro pastorale, a partire dalle ore 15:45, è in programma l'Assemblea Diocesana delle Caritas Parrocchiali sul tema I giovani dalla forza dei sogni alla concretezza dei segni. Relazionerà Don Mimmo Battaglia, presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. 10 anni con la dimora, insegnanti, genitori e volontari insieme per una sfida e il tema del ciclo di incontri in programma a partire da venerdì 2 marzo presso la sala riunioni del centro pastorale organizzato dall'associazione Emma Rogheto La Dimora Onlus con il patrocinio degli assessorati ai servizi sociali e alla famiglia e ai servizi educativi del comune di Fano, dell'ambito territoriale sociale 6 di Fano e della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. Venerdì 2 marzo, ore 20:45, si parlerà di metodo di studio, come e perché insegnare a studiare, con il professor Daniele Celli. Venerdì 16 marzo, ore 20:45, lo studio, un amore appassionato, relazionerà il professor Daniele Celli. Sabato 31 marzo 2012, alle ore 18, educare, perché è un problema, con il professor Stefano Giorgi. Infine, domenica 15 aprile, alle ore 13, è in programma il pranzo annuale.
E ora diamo un'occhiata agli appuntamenti della settimana. Sabato 25 febbraio alle ore 16.30 presso il centro pastorale in via Roma a Fano si concluderà il nono anno di corso della Scuola di Pace Carlo Urbani con l'appuntamento Nord e Sud del Mondo, Immigrazione e Crisi. A intervenire su questo tema di attualità un ospite di riguardo come Don Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes. L'incontro è curato da Marco Labbate della Caritas Diocesana. Per questa edizione è tutto, l'appuntamento con l'informazione torna giovedì 1 marzo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.